che ricorre più volte nel diario, hineinhorchen, un verbo che in tedesco significa prestare ascolto dentro, dentro qualcuno o qualcosa. Hinein indica però non stato, ma moto, quel movimento che si compie per addentrarsi e scendere nel profondo di se stessi e degli altri, per dedicare attenzione, sì, e di il sum ha fatto della propria vita un ascolto continuo. Ascolto molto intensamente, con tutto il mio essere, e cerco di tendere l'orecchio fin nel cuore delle cose. Hineinhorchen. Vorrei trovare una buona traduzione di questa parola. In fondo la mia vita è un ininterrotto ascoltar dentro me stessa, gli altri, Dio, e quando dico che ascolto dentro, in realtà è Dio che ascolta dentro di me. La parte più essenziale e profonda di me, che presta ascolto alla parte più essenziale e profonda dell'altro. Dio a Dio. Ecco il punto centrale, nel mistico è Dio che ascolta se stesso e apre così il varco fra gli uomini impegnati ad ascoltarsi dentro, a riposare in se stessi. In Etty Hillesum ciò avviene attraverso la preghiera, quella preghiera incessante che è diventata la sua vita e il suo diario. Qualcosa che mi ricorda un classico del misticismo russo che forse molti di voi avranno letto, La via di un pellegrino. Un libro che penso anche lei conoscesse molto bene, viste le sue competenze linguistiche e il suo amore per la terra e la lingua materna. Ecco, l'esicasmo, l'ininterrotta preghiera del cuore che anima la marcia, la continua ricerca del pellegrino russo, anima anche T. Hillesum, anche la sua vita, un'incessante preghiera del cuore, un esicasmo. Anzi, in lei c'è addirittura qualcosa di taoista, indiano, buddista, evidente nella sua rinuncia alla centralità dell'io. La rinuncia al proprio io si traduce nella Hillesum in una sorta di fusione cosmica nella quale il sé eterno è un Atman che smette di dire io, che non è mai gravato dalle scorie della personalità. Questo è certo un punto che ci può forse lasciare perplessi, visto che l'io, la persona, è proprio il luogo in cui avviene il dialogo di Etty Hillesum con Dio e con se stessa. Non si dimentichi però che la sua opera non ha nessuna pretesa di sistematicità. Il diario e le lettere, scritte in condizioni di emergenza, sono spazi dialogici per parlare con sé, con gli altri, con Dio, e non sono certo un'opera filosofica pronta per essere data alle stampe ne varietur, e neanche un trattato teologico. Anzi, proprio nel concrescere delle citazioni e dei pensieri più diversi sta il fascino di questa opera aperta e in divenire, dove risuona l'eco della dottrina buddista dell'unità di tutte le cose, bene e male inclusi. La vita e la morte, il dolore e la gioia, le vesciche ai piedi estenuati dal camminare e il gelsomino dietro la casa, le persecuzioni, le innumerevoli atrocità, tutto, tutto è in me come un unico potente insieme e come tale lo accetto e comincio a capirlo, sempre meglio. Così per me stessa, senza riuscire ancora a spiegarlo agli altri. Sì, secondo questo principio della grande unità di tutte le cose, per Etty Hillesum, tutto è sempre e completamente un bene così com'è. Ogni situazione, per quanto miserevole, è qualcosa di assoluto e contiene in sé il bene come il male. Chissà se anche lei aveva letto, come molti suoi coetanei, Siddhartha di Hermann Hesse, perché io sento qui l'eco del discorso che alla fine della sua novella indiana il protagonista fa all'amico di gioventù Govinda, mentre gli addita il lento e maestoso scorrere del fiume, in cui si armonizzano le contraddizioni, in cui tutto si ricompone. Anche Siddhartha esalta con Govinda l'idea dell'unità. Mai un uomo o un atto è tutto samsara o tutto nirvana. Mai un uomo è interamente santo o interamente peccatore. Ogni peccato porta in sé la grazia. Per questo mi par buono tutto ciò che esiste, la vita come la morte, il peccato come la santità, l'intelligenza come la stoltezza. Tutto deve essere così. Tutto richiede solamente il mio accordo, la mia buona volontà, la mia amorosa comprensione. E così per me tutto è bene, nulla mi può far male. E queste idee di Siddhartha Hesse le sosterrà durante la Seconda Guerra Mondiale, attirandosi incomprensioni e critiche anche da vecchi amici, anche da chi come Romero Roland aveva condiviso con lui nel 14 la coraggiosa battaglia pacifista contro l'inutile strage.
Il pensiero di Hillesum è un pensiero nomadizzante. Anche lei, come pellegrino russo, continua imperterrita per la sua strada. Una strada su cui non bisogna mai arrendersi, mai fermarsi, ma solo chiudere di tanto in tanto gli occhi per ascoltare la propria voce nel caos, nelle tempeste di sabbia e polvere che sferzano il lager, in mezzo a urla di comando e di paura e tra lo sferragliare di quell'insaziabile rettile metallico, il treno che ogni martedì mattina porta nelle proprie viscere il suo carico di vittime sacrificate. Ogni tanto, nei momenti di profonda gratitudine, sento un'irresistibile necessità di inginocchiarmi, il capo tutto chino e le mani sul viso, per trovare pace e per ascoltare la fonte nascosta in me. Il gesto di ripiegarsi nell'interiorità è la meditazione mistica di Meister Eckhart, a cui parebbe riallacciarsi la Hillesum laddove scrive: mi guarderò dentro per una mezz'oretta ogni mattina, prima di cominciare a lavorare. Ascolterò la mia voce interiore, sich versenken, sprofondare in se stessi, si può anche chiamare meditazione. Nel rivolgersi a Dio, la Hillesum non leva le braccia e lo sguardo al cielo, ma passa gli occhi, li chiude e nascondendo fra le mani il capo chino si raccoglie in se stessa, cerca Dio non fuori di sé ma dentro di sé. E in quel mondo di guerra, di violenze, di deportazione, la preghiera erige intorno a lei solide mura protettive. Fuori i tedeschi vanno restringendo ogni spazio vitale con la costruzione del ghetto. Ma lei, nella cella della preghiera, nel suo rifugio interiore, si sente fortificata. Quei muri invisibili e incrollabili le restituiscono la sua unità. E potrei immaginarmi un tempo in cui starò inginocchiata per giorni e giorni, fin quando non sentirò di avere intorno questi muri che mi impediscono di sfasciarmi, perdermi e rovinarmi. Nel soffocante carcere del ghetto, fra porte e finestre murate e nel recinto di mezzo chilometro quadrato del lager, stretto fra reticolati e torretti di guardia, la cella della preghiera è un paradossale spazio di libertà, di espansione interiore, dove lei respira a pieni polmoni e lo spazio di un liberatorio trascendere se stessi e il mondo. Nel diario la Hillesum si definisce la ragazza che non sapeva inginocchiarsi. Questo è il titolo che lei vorrebbe dare a una novella sui suoi tentativi di genuflessione, sugli esercizi fatti in un bagno in disordine, sopra una storia di cocco, in cui colore le ricorda un ondeggiante campo di grano. Ieri sera, subito prima di andare a letto, mi sono trovata improvvisamente in ginocchio, un gesto spontaneo, spinta a terra da qualcosa che era più forte di me. Tempo fa mi ero detta: mi esercito nell'inginocchiarmi. Esitavo ancora troppo davanti a questo gesto che è così intimo come i gesti dell'amore, di cui pure non si può parlare se non si è poeti. Quel gesto a cui l'ha iniziata Amy Tiedemann, la destinataria di tante intense lettere da Westerbork, le costa fatica. Vuole e non vuole, lo cerca e se ne ritrae. Non le viene spontaneo. C'è una forza superiore con cui ancora combatte, alla quale si adegua e si ribella. Inginocchiarsi significa resa. Significa sia fatta la tua volontà. Il tappeto di cocco pungente e le dure mattonelle fredde sono la porta stretta del contatto con il divino. Come ebrea, la Hillesum non ha dimestichezza con il gesto cristiano della genuflessione. Gli ebrei non si inginocchiano, ma pregano in piedi. Ce lo ricorda una delle ultime annotazioni del diario. Credo di poter sopportare e accettare ogni cosa di questa vita e di questo tempo. E quando la burrasca sarà troppo forte e non saprò più come uscirne, mi rimarranno sempre due mani giunte e un ginocchio piegato. È un gesto che a noi ebrei non è stato tramandato di generazione in generazione. Ho dovuto impararlo a fatica. Anche Simone Weil, nella Basilica di Assisi, tra gli affreschi di Giotto che narrano la vita di San Francesco, sente una mano invisibile e potente che dall'alto la fa inginocchiare. Anche lei, come ebrea, non ha nessuna consuetudine con quel gesto. È attratta dal cristianesimo, come Eddie Hillesum che nel diario confessa: oggi pomeriggio mi sono ritrovata ad un tratto in ginocchio sulla stuoia di cocco marrone, nel bagno, la testa nascosta nell'accappatoio che pendeva dalla sedia di vimini rotta. E a me quell'accappatoio sulla testa ricorda il tallit, lo scialle dell'ebreo in preghiera. Non riesco proprio a inginocchiarmi bene, c'è una sorta di imbarazzo in me. Perché? Forse a causa della parte critica, razionale e atea che pure mi appartiene.
Tuttavia sento di tanto in tanto un forte desiderio di inginocchiarmi, con le mani sul viso, per trovare pace e per ascoltare la fonte nascosta in me. Genuflettersi per lei è anche un gesto rapacificante. Nell'alba livida di una giornata di guerra, la ragazza che non sapeva inginocchiarsi si ritrova improvvisamente per terra, in ginocchio, tra il letto disfatto e la macchina da scrivere, tutta rannicchiata e con la testa che toccava il pavimento. Forse un gesto per estorcere pace? Sì, perché come lei scrive... Il nostro unico dovere morale è quello di dissodare in noi stessi vaste aree di tranquillità, di sempre maggior tranquillità, finché non saremo in grado di irraggiarla anche sugli altri. E più pace c'è nelle persone, più pace ci sarà in questo mondo agitato. Qual è il fuori, qual è il dentro nel mondo imposto ai Tillesum da un esercito straniero che, violando il confine tedesco-olandese, irrompe in un paese pacifico e in mezzo a una popolazione che non conosceva l'antisemitismo? Ma bisogna davvero farsi imporre i propri spazi da chi possiede la sola superiorità delle armi? Quando va a passeggio in un parco o nel bosco, il Tillesum si trova di fronte a una natura disseminata di divieti. Ogni misero gruppetto di due o tre alberi è dichiarato bosco. E allora sulle piante è inchiodato un cartello con la scritta «Vietato agli ebrei». Questi cartelli diventano sempre più numerosi dappertutto, e ciò nonostante quanto spazio in cui si può ancora stare ed essere lieti e far musica e volersi bene. Nonostante la guerra, le retate, il terrore, la natura resta per Etty Hillesum il regno della libertà. E sarà così anche nel lager, anche in quel villaggio di baracche incorniciato da cielo e brughiera, con un campo di lupini gialli nel mezzo e tutto intorno a filo spinato. Lei lo sa bene, non si sentirà mai prigioniero laddove il destino la scaraventerà, perché sempre sopra di lei ci saranno nel cielo stormi di uccelli in volo, il sole, il vento, le nuvole, e avrà sempre terra ed erba sotto i piedi. Fiorire e dar frutti in qualunque terreno si sia piantati, non potrebbe essere questa l'idea? Sì, anche nel fango e nella sabbia mulinante del lager si può fruttificare. E dovunque il firmamento si inarca sopra di noi, lì siamo a casa. Questo ci insegna Etty Hillesum, che nemmeno Westerbork prova nostalgia, perché anche lì... Si è a casa. Si è a casa sotto il cielo. Si è a casa dovunque su questa terra, se si porta tutto in noi stessi. Potrebbe essere una massima buddista, come tante altre media. La sua, come quella di Bonhoeffer, è una fedeltà alla terra. E qualche albero, simile al gelsomino che dalla finestra di casa sua vedeva fremere al vento, qualche albero ci sarà anche fra le baracche del lager, no? Anche a Westerbork. La sera, tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato. A contemplare le ultime luci del tramonto. Qui la natura è simbolo di libertà, di ampi spazi sconfinati. Yopi è un caro compagno. Di sera assistiamo al tramonto del sole che si tuffa nei lupini violetti dietro il filo spinato. E proprio a ridosso degli invalicabili reticolati, dietro la barriera mortale, Etty Hillesum sperimenta l'estremo oltrepassamento, trascendere se stessi e il mondo. Il cielo non può essere soffocato dal filo di ferro, e neppure le nuvole, i gabbiani, e neanche le stelle del cielo di Immanuel Kant, così come quelle dell'Orsa Maggiore, che lei vede brillare anche sopra Westerbork, e subito prova un senso di conforto e di orientamento, proprio come i naviganti in alto mare. Così come ricava un senso di improvvisa gioia, il giorno in cui vede improvvisamente l'arcobaleno disegnarsi sopra il campo, mentre il sole si riflette nelle pozzanghere. E lei lo sa, la natura ha leggi eterne, non leggi caduche, arbitrarie e inique come quelle che stabiliamo noi uomini. Le leggi della natura sono scritte ovunque intorno a noi, basta solo saperle vedere, saperle leggere, saperle interpretare. E sono leggi compassionevoli, purché si rispetti il ritmo della natura. E così ora provo a vivere senza preoccuparmi di timbri verdi, rossi, blu e di liste di deportati e di tanto in tanto faccio visita ai gabbiani, nei cui movimenti per i vasti cieli nuvolosi si indovinano leggi, eterne leggi, di un genere diverso da quelle che fabbrichiamo noi uomini. La libertà rappresentata dalla natura diventa metafora della libertà conquistata interiormente. In me scorrono i larghi fiumi e si innalzano le montagne. Dietro gli arbusti della mia irrequietezza e dei miei smarrimenti si stendono le vaste pianure della mia calma e del mio abbandono. Tutti i paesaggi sono in me,
Ho tanto posto ora. In me ci sono la terra e il cielo. Sì, anche in quell'unico pezzo di strada che ancora le rimane nel lager e che ha il nome significativo di Boulevard de Misère. Anche nella brughiera sorvegliata a ogni lato dalle torrette delle SS e tenuta sotto tiro dai loro fucili, anche lì continuano a stendersi spazi sconfinati sopra di lei e dentro di lei.